Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha incontrato oggi pomeriggio nella prefettura di Savona il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il presidente della regione Giovanni Toti. La riunione è servita per fare il punto sulla situazione relativa ai danni provocati dall'alluvione nel Ponente Ligure e a ribadire la necessità di poter intervenire con provvedimenti di somma urgenza. Allora, in questo tavolo cosa vi siete detti? Insomma, come risolverete questa questione dei danni? Ci siamo detti quello che avevamo già affrontato, iniziato ad affrontare ieri già col capo dipartimento, con tutti i sindaci, cioè che bisogna dare delle risposte importanti sia nell'immediato, ovviamente quando parliamo di immediato parliamo di somme urgenze, quindi quei lavori per ripristinare le normali condizioni di vita che sono stati duramente messi a repentaglio in questi giorni, dare quelle risposte viabili, quelle risposte a quei cittadini che sono tuttora fuori di casa e poi ovviamente ragionare su una ricostruzione più definitiva, perché non bisogna farsi prendere solo dalla mediaticità degli eventi, ma bisogna dare delle risposte concrete in generale. Quali sono le zone più critiche, più colpite dall'alluvione? Direi che rimangono quelle che abbiamo imparato a conoscere purtroppo in queste ultime ore, cioè l'entroterra dell'Imperiese, tutta la Valle d'Arroscia, la Valle Argentina e soprattutto anche la Val Bormida. Sono questi i due, diciamo, epicentri di questo evento. Io ci tengo ancora una volta a sottolineare il gran lavoro della Protezione Civile, perché con i millimetri d'acqua, i quantitativi, addirittura storici, ricordo che abbiamo avuto una notte in cui si sono raggiunti 600 mm d'acqua nelle 24 ore, che è il record dopo l'alluvione di Genova del 1970. Poteva veramente essere qualcosa, un bilancio molto più negativo, perché non possiamo mai valutare quanto ha il valore invece della messa in sicurezza delle persone. Quindi io sono molto soddisfatto per quanto riguarda la parte di protezione civile, sono altrettanto soddisfatto se arriveranno le risposte per i territori, arriveranno con un lavoro istituzionale che c'è, ci deve essere, indipendentemente dalle casacche politiche che ognuno di noi ricopre. È emerso quello che era già emerso ieri, sinceramente, sentirselo dire dal Presidente del Consiglio sicuramente è meglio, però restano le attese dei sindaci. Si vuole avere garanzie che quello che si farà sarà poi coperto, quindi che le somme urgenti saranno poi ristornate ai comuni. Si sono poste un po' di domande che sono le domande di sempre. Ma perché non possiamo intervenire nell'alveo dei fiumi in maniera preventiva, anche senza soldi, magari coinvolgendo il privato? Stiamo sempre a contare i danni, stavolta grazie a Dio non contiamo le vittime, ma la vera azione preventiva non si fa coi soldi, ma cambiando le regole. Abbiamo detto al Presidente del Consiglio, adesso aspettiamo la vera risposta, che le regole cambino. Com'è la situazione adesso nella provincia d'Imperia? La situazione è molto, molto critica, soprattutto nell'entroterra, in una valle in particolare, la Valle Arroscia, anche se abbiamo dei problemi nella Valle Argentina. In Valle Arroscia abbiamo a tutt'oggi, in questo momento, ancora dei paesi praticamente isolati, parlo di Rezzo e grandi difficoltà nei comuni di Cosio, Mendattica e di Montegrosso, oltre a tante strade ancora intercluse che stiamo cercando di liberare come provincia, come comuni in queste ore. È una situazione purtroppo in evoluzione perché il terreno non si è ancora assestato, la quantità d'acqua che è scesa è davvero incredibile, in alcune zone non si hanno dei precedenti del genere negli anni 70 addirittura, e temiamo per alcune paleofrane in atto, per dei movimenti franosi molto importanti, soprattutto nella zona dell'alta Valle Arroscia, anche della Valtanaro, il versante imperiese, la località di Monesi è veramente in una situazione preoccupante. E stiamo monitorando il territorio, confidiamo molto nelle dichiarazioni che ha fatto oggi il Premier Renzi, che arrivino subito le risorse con questo stato di emergenza per poter fronteggiare questa difficilissima situazione anche da un punto di vista infrastrutturale.